Torri del Benaco, Alessandro Brighenti, assessore alla sicurezza del comune di Torri del Benaco. Giovanissimo, da quanto tempo ha questo incarico? Ma è un anno esatto che siamo stati eletti, ecco, che siamo in carica, ecco. Diciamo, questo è il secondo evento organizzato sempre in collaborazione con la comunità del Garda riguardante la tematica della sicurezza. Il primo si era tenuto nell'aprile scorso alla Zise e aveva come argomento la sicurezza stradale, mentre oggi qui a Torri parliamo di sicurezza nautica. Questo incontro, questo convegno, diciamo, mira a coinvolgere non solo il cittadino comune ma anche i vari operatori del settore, in modo che possano trasmettere queste regole basi, chiamiamole l'ABC della navigazione, dei comportamenti sulle acque, anche ai turisti, in modo da poter offrire al turista che viene qui in vacanza sul lago non solo la possibilità di godersi il lago ma anche di poterselo godere in totale sicurezza. Altri interventi per la sicurezza a Torri? Ma noi qui col Comune di Torri siamo in collaborazione con i Vigili del Fuoco di Bardolino e abbiamo coordinato un servizio di controllo delle acque territoriali con delle moto d'acqua prevalentemente nel fine settimana, perché chiaramente nel periodo estivo il fine settimana è quello dove abbiamo un maggior pericolo con un maggior numero di presenze. E poi con la Protezione Civile, anche questa, appena grazie a un fondo della Regione Veneto siamo riusciti a comprare un gommone, quindi oltre ai Vigili del Fuoco avremo anche la Protezione Civile che ci pattuglierà anche le nostre acque. Benissimo, grazie.